dottoressa Daniela Rosso De Luca ritornare a Palazzo di Città per un incontro con i docenti, mirato a cosa? Innanzitutto per spiegare che l'associazione Children Smile è riuscita a raggiungere due importanti obiettivi. Il primo è l'attuazione del censimento dei bambini autistici nelle scuole cavesi. Sono orgogliosa di sottolinearlo perché è il primo censimento in Italia nelle scuole per evidenziare questo importantissimo problema. Il secondo punto invece che siamo riusciti a raggiungere, quindi il nostro secondo target, è stato l'attuazione del corso informativo formativo del metodo EBA che si inizierà nel prossimo anno accademico 2014-2015 per gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti. Abbiamo avuto anche una massiccia partecipazione delle adesioni da parte degli insegnanti, di sostegno, e quindi questi due elementi, il censimento, quindi l'attuazione del censimento ed l'importanza comunque degli insegnanti e quindi il dialogo, ecco, che si è instaurato con gli insegnanti di sostegno, denota quanto c'è bisogno di un cambiamento, un rinnovamento ed soprattutto c'è bisogno di questo grande passo avanti, e noi a Cava ci siamo riusciti. Come in tutti gli eventi vi è una madrina dell'evento che è? La dottoressa Jessica Dinna, ed ho voluto fortemente la sua presenza qui oggi a Cava perché per dare un ulteriore elemento di qualità e professionalità al corso. È di fondamentale importanza perché c'è bisogno di far conoscere esattamente la metodica del ABA, Applied Behavior Analysis, in Italia.